Pronto? Acceso? Sì. Buonasera. Buonasera. Con voi altri 70.000 milanesi hanno applaudito Notre Dame in questa gittata. E noi continuiamo a vivere grazie all'energia che ci date e all'entusiasmo che avete manifestato. Io stasera ero lì e c'è stata una persona che è venuta, più di una, due, tre persone, mi hanno detto: quando tornate? Non siamo ancora partiti e già vogliono che tornate! Noi gireremo. Gireremo tutta l'Italia e credo che torneremo anche a Milano. Quindi voi vedete questi bravissimi ballerini, mediocri artisti, però persone di grande tenacia e di grande bravura, acrobati. Abbiamo con noi altre 60 persone circa, che sono tutti tecnici che ci aiutano dietro, che ci aiutano davanti, i fonici, i disegnatori delle luci. È una bellissima famiglia che gira da 14 anni e che ha superato 3 milioni di spettatori. Credo che in Italia nessuno spettacolo abbiamo fatto questi numeri e credo che nel mondo ci siano pochi spettacoli che fanno questi numeri. Quindi ci si può chiedere come mai, eh? È una bella storia, ci sono delle belle parole, ci sono dei magnifici interpreti e protagonisti e soprattutto c'è una grande musica che vediamo che voi cantate quasi sempre, che conoscete tutti a memoria. E questa musica è stata composta da Riccardo Cocciante. Grazie. Io farei venire anche i tecnici, cosa ne dite? È l'ultima serata, tutti su palco. Tutti qua, la grande famiglia riunita per questo spettacolo. Venite avanti, andate avanti, avanti, avanti. I tecnici si mettono avanti così si fanno vedere. Comunque, il avanti. Grande Cocciante! Questo spettacolo comunque non sarebbe qui questa sera se non ci fosse stato con me l'autore originale, Luc Plamondon. Poi l'autore della versione italiana, Pasquale Panella. La bellissima regia di Gilles Maheu. La coreografia di Martino Müller. E soprattutto lo dobbiamo anche a tutti voi, il pubblico, sempre a venire a vedere Notre Dame. Scusate, io forse non avrei riproposto Notre Dame se non avessi avuto mio figlio Clemente, che ha voluto rifarlo. Bravo, e ci ha messo tutta la sua passione. Bravo, e la sua tenacia. Però, come al solito, mio figlio non ama salire sul palco e io quasi quasi lo meno uno di questi due. Bravo, grazie ancora. Comunque tutto questo è da parte nostra, è puro amore.
ve lo giuro, perché andate tutti quelli per... che lavorano qui lo fanno, sì, perché devono vivere, ma soprattutto perché vogliono esprimere il loro amore, la loro gratitudine a tutto quello che il mondo ci dà. Il mondo ci dà delle brutte cose, ma delle bellissime cose. Quindi ribadisco ancora, l'amore per me è la cosa più grande che forse possiamo trovare qui giù. E per questo volevo finire con un piccolo brano, e se mi invitate sarà ancora meglio. Vivere per amare, amare quasi da morire, morire la voglia di vivere, amare, dare l'anima alla vita, morire per la voglia di vivere. Grazie. Dov'è il mio amico Gringoire? Matteo! Grazie. E questo è il tempo delle cattedrali. Poesia, e tutto sale su verso.